Ciao e benvenuto su Ghiera, un giro attorno al mondo dell'orologeria. Sono Pietro e oggi sono a Verona per fare un video, vediamo, tra i mercatini, vediamo magari se incontro anche Cesare, amico orologiaio, e niente, magari incontro qualcuno di voi. Saluta. Ciao Piero. Oh, che bello. Ciao Pietro. A tutta la famigliola. Ciao. Oh, iniziamo a vedere qualcosina allora. Beh, se li trovi, se li trovi. Un po' di russi, un Poliot. E guardiamo anche un po' la bacchetta, uno swatch, allora, uno swatch uguale, l'ho visto, poco tempo fa, Pierre Bonnet, guardate che bello, l'ho visto, Femme Longines, Orient, bambino, Eterne, oh che bel Bulova, Accutron. Allora, il Perseo è Railroad, approved, ferrovie canadesi. Molto bello, molto raro anche. Come Gino, che bello che è. Vetta e il Perseo. Ma il Vetta non lo so, ma te lo do io un Vetta per un acciaio uovo. 30 euro, lo vuoi, manuale. Guardate che meraviglia. Condizioni carino, paurose. Ho preso... Bellissimo. Fantastico. Orient, quale? Longines, 300 metri. Tissot, molto molto bello. No, ce l'ho. Qui vediamo un po' di cromo. Guardate che bel Brightly. Aspettate. Bellissimo questo Brightly. Cosa mi devo ricordare? Altri russi. Devo prendere. Guardate, un bel Hoyer, quando tag era Hoyer e basta. Guardate anche questo Vulcan. Sì, ecco. Qualche Longines, Zeni. Molto molto bella. Semito. Bello. Ciao. Altro Casa Swatch. Un po' da
tasca. Aspetti, giro giusto. Cos'è questo qua di forma? Un reverso? Sì, il reverso, ma è una replica. È una replica. Mm. Se no le chiedevo già. Ma questo è una replica, sono pare. No, no, immagino. Vedi dire? L'anco, guardate che l'anco molto carino. Longines. Che bello questo. Che bella, bella anche l'inserto. Bello, bello anche con i numeri così. Ciao. Bello? Della Dolce. Guarda che. Ah, no, questo è caro. Eccolo, l'avevo annunciato che ci si poteva incontrare. Chi c'è? L'amico orologiaio, sono mitico, proprio io. Mitico che... Cesare. Ciao Pietro, com'è? Infatti, primo errore che ho fatto, arrivare alle 11. No, ascolta, cosa fai nella mia piazza? Tra l'altro. Ma io perché sono qui? Perché ieri con mia moglie mi ha detto andiamo ad Arona. Poi gli ho mandato verso mezzanotte e mezza, lei dormiva, uno screenshot di YouTube con scritto sì. Amore, domani c'è anche il mercatino, ci andiamo? E mi ha risposto, ah sì, c'è Cesare. Io ho detto, ti ricordi? Sì. Lei si ricorda tutto. Bene. Le donne, vedi? Ma hai visto che splendida giornata, hai visto che splendido panorama? Giriamo, vediamo se riusciamo a farlo. Non riusciamo, però ve lo faccio vedere dopo. Va bene. Giornata splendida, mercatino bellissimo. Lui è Luciano. Se non lo conosci, lui si chiama Pietro. Piacere. Luciano, è un altro YouTuber. Piacere, guarda, infatti vedo che qui ce n'è di... Adesso facciamo anche un po' di inquadratura, sì. Che così almeno... Intanto io non sono bravo come Cesare, io sono qui per cazzeggiare. Vabbè. Cioè... Lo sai, io ho una roba abbastanza un po' vecchiotta, non troppo... Sì, è meglio vecchiotta. Sì, guarda qua anche chi c'è, guarda che c'è anche questo di là. Questo Moglia, che cosa non è? Bellissimo. Blanco. Fammi il prezzo di questo. E lui è 3,20. Per cui a 150 non arrivi. No. Sentite amici, così si tratta. No, così si tratta. Io sono. Io se mi dice 350, io dico 400, capito? Io non sono bravo. Non so se l'ho pagato forse di più io. Perché casa in acciaio. Mi è piaciuto per quello. Quella era la sveglia che aveva mia nonna, che era lì con la gallina. Con la gallina, quella l'hanno avuta tutti. Mia nonna ce l'aveva. Proprio ricordo di infanzia. Tutti l'hanno avuta la gallina. Quanto la vedi la gallina? 10 euro. 10 euro la gallina. Ma quando le vendevano? Quante ah, le ha venduto? Non lo so. Tante. Perché erano quelle che costavano meno. Sì, immagino. Per cui... Vediamo, facciamo un po' di carrellata adesso di orologi. Guarda, se trovo da te qualcosa che farò meno, non meno di 10. C'è da l'hai guardato? Aspettiamo, ricordiamo il nome della bancarella. Adesso controllo la moglie e mi sgrida. Ti sgrida. Prendiamo sia io che Cesare, facciamo il doppio acquisto. Anche io. Un vero bagno di sangue. Non dovevo signore. Comprare nulla, poi è arrivato Cesare. Guarda che ti ho fatto una roba particolare. Ma smettila. Guardate che belli che sono tutti e due. Io prendo il Nevada, Cesare, Will, Mondia. Sì. Questi non lo trova. Introvabile è questo. Quanto lo fa questo lungino? Giovanni, Giovanni. A destra c'è la Conquest. Grazie, prego.
500. 500? Sì. Revisionato? No. Perché mi fa una domanda? E le dico di no. No, 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 ma è giusta la sincerità. Questo è revisionato, lo so che è revisionato. No, no, giusto. Sì, ma guardo di come... E dico come sono le cose, perché... No, 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 ma certo, giusto. Guardi, quello che le dice è... No, no, ma meno male, perché... La fiducia pochi. È la prima cosa. È uno dei pochi, lo conosco da un po'. È bello, dottore. È bello, sì. Molto bello. Eccoci. Dalla splendida Arona è tutto. Come avete visto, la caccia è andata benissimo. Grazie a Cesare, amico orologiaio. Ho portato a casa questo splendido Mivada, molto molto bello, molto bella anche la cassa, condizioni davvero ottime, è giusto il datario che è un po' rovinato, ma niente di che. Ci mettiamo un bel cinturino in pelle e poi siamo mega contenti del risultato finale, 100 euro, basta, guardate che bella giornata, è tutto, vi saluto, vi ricordo i canali dove entrare in contatto con me, Facebook, Instagram, di tutto, adesso vado a mangiare una cosa finalmente e ci vediamo prossimamente qua sul canale. Ciao!